Tanti altri bei pesciolini. Tornano le mie amiche canocchie, ci sono delle vongole, dei canolicchi. Canolicchi, cannelli, sì. Cannelli, chiamate voi? Sì. Cannelli, buoni, buoni, buoni anche quelli. Il prezzemolo e poi l'asparagina, quella che io adoro, l'asparago selvatico. Anzi, ancora ti ringrazio per l'esperienza che mi hai fatto fare. Mi piace moltissimo. E tre pomodorini così a macchiare. E poi gli ingredienti per fare la pasta. Vuoi che ti faccia io la pasta? Molto volentieri, dai, benissimo. Dammi. Spianatoia per la pasta. Grazie. Ottimo, facciamo così, questi te li metto qui a te. Sì, ok. Questi semola? Semola. Farina. E farina bianca. Uso entrambe? Sì, io di solito faccio metà e metà. Ottimo. Nel frattempo io comincio a preparare il resto. Semola e farina qui intanto. Un po' di aglio fresco che adesso ancora si trova facilmente, ci sta bene. Intanto vado a mettere la padella sul fuoco per fare il soffritto. Bene, io intanto ti lavoro qui la pasta. Ah, ma l'aglio con l'olio, il profumo? Profumo, fa sempre venire fame. Sì, esatto. Qui devo pulire un po' perché sono duri in fondo. Guarda che quegli asparagi li ho raccolti io, quindi c'è un valore aggiunto incredibile. Mi hanno fatto faticare. Senti, la pasta la facciamo riposare un pochino? Sì, la facciamo riposare. Senti, vuoi che intanto io ti faccia aprire le vongole? Ah, volentieri. Allora, intanto metto... Non ti metto niente, va bene? Solamente... Sì, va bene, solo la padella... calda. La padella calda, che tanto poi si insaporiranno nel sugo. Insieme al resto. Te li metto insieme, vongole e cannolicchi, e poi dopo li puliamo? Sì, poi li puliamo. Perfetto. Intanto io pulisco le pannocchie, comincio a pulire le pannocchie. Pannocchie. Le canocchie, esatto. Le canocchie tu le stai semplicemente tagliando, quindi aprendo e incidendo, e poi le andiamo ad aggiungere agli asparagi? Sì, le andiamo ad aggiungere agli asparagi. Qui io ti ho tagliato i pomodorini. Cosa dici, segniamo la pasta? Volentieri, e il mattarello. Mattarello, eccolo qua. Un rasagnolo. Il rasagnolo. Non lo conoscevo così. Sì, il rasagnolo. La macchinetta non la usi quando sei a casa? No, di solito no, perché comunque non ne faccio una quantità grande di pasta. Come vanno lì le canocchie? Le canocchie fanno un po' arrabbiare, ma tanto è questo il bello delle canocchie. Così vengono decisamente... Puoi passare a pulire un po' le vongole e cannolicchi. Certo, metto a cuocere queste. Ti faccio qui i nidini. Le faccio rosolare un po' in padella e poi aggiungo il brandy. Allora, Lucia, io ti finisco qui la pasta. Grazie. Che ne dici se io raggiungo gli altri? Ma sicuramente. Dai, mi sembra un'ottima idea. Vado ad assaggiare gli antipasti e ti aspettiamo a tavola? Certo. Allora, a tra poco, la pasta è qua. Grazie. Ciao. Ciao. Per preparare le tagliatelle ai frutti di mare e asparagi selvatici di Lucia, bisogna preparare la pasta e il sugo. Per la pasta, con le uova lavorare metà farina bianca e metà semola. Impastare bene e lasciar riposare. Poi tirarla al mattarello, sovrapporre più volte i lembi, di modo da riuscire a ricavare con il coltello delle tagliatelle sottili. Cuocerle per pochi minuti in acqua bollente e salata. Per il condimento, schiacciare le teste d'aglio fresco e tritarne i gambi. Poi metterli sul fuoco a soffriggere in olio extravergine di oliva. Aggiungere quindi l'asparago selvatico tagliato a pezzettini. In un'altra padella far aprire vongole e cannolicchi e successivamente sgusciarli. A parte pulire le canocchie con l'aiuto delle forbici e poi calarle con gli asparagi. Sfumare con il brandy e aggiungere i pomodorini. Togliere vongole e cannolicchi dai gusci, unirli al condimento e saltare la pasta. Un giro d'olio e tutti a tavola!